Questa mattina a Pietraligure è stato presentato il nuovo servizio di raccolta porta a porta sperimentale. Che cosa prevede nel dettaglio? Lo dico io, ingegnere? Come vuole? Allora, nel dettaglio il servizio prevede che per due porzioni di vie cittadine, sulle quali c'erano da dare alcune risposte in termini di decoro e di qualità del servizio, abbiamo pensato di fare in via sperimentale per questi mesi estivi di luglio-agosto il servizio del porta a porta. Agli utenti viene consegnato, ed è in consegna in questi giorni, un mastello con i sacchetti colorati a seconda della tipologia di rifiuto, e verranno conferiti al di fuori del portone dell'edificio, messi all'esterno sul marciapiede, la ditta li ritira al mattino presto e poi vengono riportati in casa. Primo step per estendere il porta a porta o valuterete insomma altre soluzioni? Allora, l'attuale contratto con la ditata non lo prevede il porta a porta, quindi il contratto proseguirà come deve essere sempre fatto, però è sicuramente interessante sperimentare la fattibilità di un servizio del genere in una località turistica dove si pensa che sia molto complesso. Le vie che sono interessate sono via Montale e una porzione di tre civici di Corso Italia dove non ci sono raccoglitori stradali. Vediamo come andrà, noi siamo sicuramente ottimisti perché l'organizzazione del servizio insieme all'ingegner Pesce e al direttore di ATA è stata fatta in maniera puntuale e pensiamo che verrà dato un buon servizio. Di sicuro i raccoglitori che adesso ci sono, che sono raccoglitori stradali, e effettivamente gli utenti si lamentano perché vengono utilizzati senza l'opportuna differenziazione, verranno tolti e diamo una risposta in termini di decoro.